A Carnevale, pensati, magra. Il Pandoro Gate e il vestito manifesto di Chiara Ferragni diventano una maschera e l'influencer, una delle reginette del Carnevale. Oltre alla Barbie, che esce dal film e impazza pure nelle vetrine dei negozi. Non solo i social, ma anche il cinema e l'attualità. Sono loro a dettare le tendenze e costume del Carnevale 2024. Nei negozi, la corsa alla maschera è già scattata e contagia grandi e piccoli. Ad ispirare i bambini quest'anno non solo le favole, ma anche i libri di storia e il film. Campione di incasse al botteghino. E allora, quest'anno abbiamo avuto la Barbie Mania, senza dubbio: e quindi le bambine, costumi comunque fucsia di Barbie, poi Barbie ballerina, Barbie principessa, tutte le varie eh, appunto variazioni. E per il maschietto abbiamo avuto un, un esploit di costumi storici. Quindi non so se perché i bambini, i ragazzi l'abbiano studiato a scuola, ma abbiamo avuto eh, un sacco di vendite di egiziani e romani soprattutto. E se i bimbi preferiscono i personaggi della storia, i più grandi provano a scimmiottare quelli dell'attualità. Per gli adulti parola d'ordine, irriverenza, satira, ironia. Aveva tanto Chiara Ferragni, adesso col, eh, col Pandoro a disposizione, insomma anche quello, magari fatto indossare da un uomo oppure una Pamela Anderson però fatta indossare a un uomo, Barbie fatta indossare da un uomo. Qui ci si diverte, io sento sempre delle gran risate. Ma il costume e l'età in fondo non contano, a carnevale ogni maschera vale. Maschera deve divertire, sbottonate, venate, tutti impacchettati, dai. ok, che ci si diverte.